Da paura, voglio. Sono tornato ieri dall'Islanda e sto già lavorando per montare tutti i video che ho fatto, ma volevo far vedere un acquisto, un piccolo regalo che mi sono fatto prima di tornare. Ho trovato questa mappa dell'Islanda all'aeroporto, ma è stupenda perché la volevo da tanto per appenderla qui, magari in casa, e non riuscivo a trovare una mappa decente. E adesso la apriamo insieme, cercando di non rompere la busta perché la vorrei conservare, è molto carina. Infatti c'è scritto, non sono stato ovunque, ma ci sono stato con questo piccolo francobollo dell'Islanda, molto bello. Spero si lascia vedere bene nel video. Comunque mi piace molto per lo stile, per il fatto che è precisa e penso proprio che la appenderò qui sul muro. Comunque in questi episodi sull'Islanda vi farò vedere alcuni dei posti più belli, secondo me, come le cascate oppure alcuni canyon, e esperienza da fare assolutamente, da paura. Da paura, oggi sono tornato in Islanda per farvi vedere i posti più belli ed esclusivi. Stiamo per farci una doccia da vestiti. Se non avete ancora provato questa esperienza, dovete venire in Islanda alla cascata Gljúfrabuy, che come sa bene Carolina, che è la sua seconda volta in Islanda, ci manca solo lo shampoo e il bagno schiuma per farci la doccia. Molto bella perché passiamo proprio, cioè proprio così tutto, e ci faremo proprio il bagno. Credo, nel dubbio, un sacco balino. Non ci credo, guarda la piscina della cascata. Siamo veramente, veramente inzuppati questa volta. Vedete, sì. Adesso scendendo, vi racconto la storia di Skogafoss. Ogni posto qui ha una storia, una leggenda. Quella di Skogafoss è che il vecchio proprietario terriero, molto ricco, nascose il suo tesoro sotto la cascata. Negli anni 60, negli anni 60 circa, hanno provato a cercare questo baule pieno d'oro e hanno trovato solo un grande anello che si dice che era attaccato a un baule. Così legarono una corda, veramente, legarono una corda e tirarono forte. E ovviamente si è strappato questo anello che aveva inciso delle bellissime lettere in alfabeto runico, e quindi l'hanno conservato in una chiesa. E quindi si dice che ci sta ancora il baule pieno d'oro nascosto sotto al getto della cascata. Ah, vabbè, vabbè, oggi sono andati i ballini proprio. Mamma mia, sono emozionatissimo, non ho mai visto così tanti arcobaleni in Islanda, cioè è una giornata stupenda. Mamma mia, sono veramente grato. Adesso però passiamo insieme dietro la cascata e sono detto proprio cappuccio perché sono già in Zipam. Voglio, la meraviglia dell'Islanda si manifesta in ogni stagione. E volevo condividere con voi questo momento mentre mi avvicino alla cascata, che è diventato il mio luogo preferito. L'Islanda è sì una meta perfetta per gli amanti dell'aurora boreale d'inverno, ma sono sorpreso di scoprire che è d'estate che questa terra si risveglia, riempiendosi di colori, come se la natura stessa si scatenasse in un'esplosione di vitalità. E l'energia che pervade questa terra è palpabile, cioè ogni respiro è un'esperienza di freschezza pura, ogni passo un incontro con la forza primordiale della natura. E quindi niente, vi volevo dire questo, che qui in Islanda mi sento vivo più che mai, mentre vengo abbracciato dalla forza della natura. E questa è una delle cascate che mi piace di più, perché poi mi metto qua, tranquillo, seduto, ad ammirare la cascata, in silenzio, a pensare e a riempirmi di energia positiva poi. Mamma mia, bellissima. Commenta con la paura, voglio. I ragazzi in questa cascata segreta, di cui non vi dirò il nome, la mia prima impressione
collina un po' più avanti, vuoi farvi vedere un'altra panoramica. Arriva questa cascata, non posso dirvi il nome, è come se fosse una cascata privata perché non ci sono turisti e se venite qui potete stare solo voi e la natura. Mamma mia, stupendo. Mamma mia, oh bella bella bella, faccio un sacco. Sono contentissimo, sono stata qua. Veramente penso di conoscerla solo io e adesso andiamo al prossimo posto. Vediamo. Anche io per le mie scalate uso Gusto Pro.